Shalom. Shalom, noi leggeremo oggi i testi scelti dal, con, dal Congresso Mondiale del 2018, noi siamo tutti come uno, prendiamo i testi della lezione numero 7 e scopriamo il bisogno del Signore dentro la decina. Potete chiedere volentieri le vostre domande attraverso il nostro sito che vedete sullo schermo, le domande scelte sono chieste durante la lezione. Il Rav dice, il bisogno dell'aiuto del Signore, del Borrè, questa è la cosa più importante, principale noi siamo nasciamo staccati completamente dalla forza superiore come siamo tutti come delle bestie come c'è scritto e non abbiamo in questo nessun bisogno del vorere del creatore noi lo scopriamo che non abbiamo dall'inizio già e nessun desiderio nostro esistente nel nostro egoismo però sì Non lo scopriamo in quello che noi abbiamo bisogno noi stessi, nella nostra esistenza, qui in questo mondo non scopriamo che, che abbiamo il bisogno di Lui. Non ci sforziamo attraverso il nostro ego di costruire tutto, tutto il mondo, tutti questi sistemi che creiamo, la famiglia, la società, nell'ambiente, piegare la natura davanti a noi verso di noi. Che, che ci serva, che sia buono per noi che ci serva a noi la natura e così noi ci evolviamo, il nostro ego ci spinge in una direzione opposta non, non, non abbiamo bisogno del bore non abbiamo bisogno sì, allora che venga, che ci aiuti se c'è una forza così, va bene venga perché ci aiuti a noi tutto quello che può essere scoperto dentro l'uomo è per per attirare a se stesso tutte le forze, le, 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 tutte le forze della natura, al sole, alla luna, se sì, c'è anche una forza ancora più superiore, anche meglio attirare a noi, a noi per quale ragione no, noto, per il bene nostro, che venga al nostro aiuto questa forza, che noi parliamo qui e scopriamo il bisogno di aiuto del Borei, del Creatore. Noi intendiamo una cosa completamente diversa. Che non che questo venga ci aiuti a noi, che così non avremo un, dire, buone cose, buone sensazioni in noi, una bella vita. Riempimenti a quel nostro desiderio egoista nostro. Con questo tutti ci occupano tutti credi, fedi e religioni. Sono migliaia, infinite sistemi che esistono, anche, anche sistemi per dire spirituali, anche, che danno alla persona una persona che si stacca delle preoccupazioni di se stesso, anche questi sistemi, anche loro, per, per farci sentire meglio, più confortevoli, non essere sotto questo peso delle preoccupazioni queste preoccupazioni egoistiche, uscire da questo, alla libertà verso... Anche questo ancora mh, è ovvio, ancora più mh, sofisticata, eh, servì la, la, questa natura dell'uomo attraverso varie forze e natura, incluso per dire, anche utilizzando, sfruttando la forza superiore. Quello che è particolare... E la saggezza della Kabbalah. Vorrei dire la pazienza, la misura della pazienza che l'uomo deve mm, prendere perché ogni volta aspettare all'aiuto del Signore. Che soltanto attraverso il fatto che Lui aspetta alle azioni del Borè su di lui. E ha la pazienza, ha con l'attenzione giusta per individuare questi, per sforzarsi di ascoltare questa voce interiore: come il Boré, il creatore, come lo guida, come lo porta, con l'atteggiamento verso di lui. Così, con questa forma, lui piano piano inizia a scoprire. Lui continuamente pensa soltanto cosa succede con se stesso. cosa sarà con la persona? Cosa succede con me? No, non riempo me stesso, io non raggiungo nulla, non acquisisco nulla. Io no, non sono ben riuscito, io sono peggio degli altri, delle altre persone. Cosa succede con me, in poche parole? Dove. Dove, il bore si trova, dove si trova? trovano queste bore che mi hanno promesso tutti questi? Che si scoprirà, che mi riempie e così via. Queste lamentele, richieste, sono delle riflessioni. Si scopre in ognuno, non si può evitare questo. E questo è in parte del cammino verso la correzione veritiera. Noi dobbiamo attraversare tutte queste fasi. E il Borel sveglia queste, a queste, queste pretese, richieste nostre, eh, domande interiore, fino a che l'uomo arriva a una situazione o condizione che lui si svuota, non vuole pensare su se stesso. Per quale ragione? Anche uno lo sa anche per quale ragione, ci sono molte cause a questo. Che lo può riempire se stesso, che è disperato, o si è stufato, già sa che a priori già questi queste salite discese, varie forme, vari tipi di alite e discese. Arriva. Arriva una situazione o una condizione, più giustamente. Che lui inizia a decidere che veramente pensare in direzione opposta, unilaterale, verso il Boré soltanto, e può riempirlo veramente. Anche questo è egoista, eh? intanto, però lui già inizia a scoprire che il riempimento può arrivare dal fatto che lui si preoccupa dell'altro, del prossimo, che si preoccupa del Borè che lui si preoccupa degli amici. E questo ancora? E, e donare per ricevere però ancora. Però questo già è un grande passo verso la santità. Da questa disperazione di ammettere se stesso nel fatto che lui attira se stesso Tutte tutta la conoscenza la, Queste acquisizioni, raggiungimenti, sentimenti, sensazioni Che tutto tutto io, 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 io Crescono i miei chelim, i miei vasi Quando si dispera già Proprio inizia a sentire che questo è il buono E dà questa possibilità Tutti preoccupati di amici allora o ti preoccupi di me, prendi cura di me, e allora vedi, vedrai, avrai di questo un riempimento. Tu vuoi riempire te stesso? Bene, riempiti, soltanto attraverso l'adazione, attraverso la preoccupazione dell'altro verso il prossimo. però il riempimento sarà, sarà veramente l'adazione verso la ricezione, però già inizierai, però almeno è a metà del di questa azione inizi a uscire da te stesso già inizierai a includerti nell'altro, nel prossimo cosa loro hanno bisogno perché io li do a loro di questo lo io goderò e qui nasce una nuova relazione un nuovo atteggiamento, un nuovo lavoro ognuno si preoccupa degli altri perché lui vede che questo e la, e il, questo è il sistema l'azione unica per riuscire a riempire se stesso. Così il Bori nel cammino le porta a questa situazione a questa condizione esistenziale. L'azione per ricevere, dare per ricevere. E allora ci includiamo dagli amici, dai guai, dai desideri, dai loro metti. Iniziamo già a includersi insieme in forma reciproca. Egoistici, sì sì, ancora noi pensiamo di fatto soltanto in forma inconscia, soltanto su noi stessi, però già noi capiamo che senza l'altro non ho nessun tipo di riempimento. È una forma particolare veramente, perché io io non, non, non lo, schiavi, lo, lo schiavizzo in forma diretta l'altro per riempire me stesso attraverso di lui. Cioè al contrario, non indiretta, che io voglio causare a lui tu, tu, tutto il bene possibile, perché questo mi riempie a me. Ancora, questa è la fonte, la causa originaria, è l'inizio, è nel fatto che io voglio riempire me stesso, altrimenti sono vuoto. Io sono arrivato a questa condizione che ho sentito che riempire me stesso continuamente, pensare a me stesso, sempre mi, mi porta questo vuoto. Quest'impotenza, che io con questo soltanto mi svuoto di più e porto me stesso alle, alle frantumazioni e a rotture interne. E in questa forma anche adesso io vedo che sì, io ce l'ho una possibilità di riuscire. Sì, io mi preoccuperò di loro, vi prenderò cura di loro. Prima di, tutto, prima di tutto mi stacco di, di qualcosa da, ste, da me stesso, scusate, almeno dell'azione che io in forma diretta volevo riempire me stesso attraverso di loro, così a riempire, riempire, riempire tutto, del, del cuore, il cervello, tutto, riempire me stesso, io già non penso di riempire me stesso in forma diretta, no. Io darò, 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 donerò agli altri, prima di tutto non sentirò male con questo, con me stesso. E quando io mi preoccuperò, preoccuperò, preoccuperò continuamente di loro, io sentirò che questo, questa preoccupazione può forse riempire a me stesso. questo è una condizione che è definita la d'azione per ricevere, dare per ricevere. Noi dobbiamo trovare, individuare questo spazio o questa condizione. È chiaro che questo arriva dopo che l'uomo dispera di riempire se stesso, di vari raggiungimenti, gradi, acquisizioni, sensazioni, sentimenti, forma diretta. Dopo che lui dice è meglio che non avere nulla, meglio non avere che alla fine quello che io sto facendo, in tutto quello che sto facendo, io arrivo sempre a una condizione peggiore ancora. E, e allora è chiaro che quando inizia a scoprire il bisogno di preoccuparsi del Borè, del creatore, di prendersi cura, cosa dare a lui, cosa fare per lui, e in qualche forma pensare su di lui, lui vede in questo una salvezza dai guai di se stesso che io penso su di lui non penso su me stesso io mi stacco da, da un qualcosa da quel vuoto interiore di quell'impotenza assoluta di chi sono io cosa sono io alla fine per dire come annullare me stesso con questo almeno metà di questo di me stesso poi riesco a annullare e investire tutto me stesso in questo proprio dimenticare proprio di quella condizione, di questo vuoto interiore che ho continuamente. E così quando lui inizia anche in forma psicologica a sforzarsi, a, a pensare sul prossimo, sul Borei, anche se, e questo alla fine dei conti è un mezzo, non per essere eh, mh, affogato nei suoi pro, eh, mh, guai personali lui già inizia a sentire come è possibile veramente elevarsi al di sopra della ragione e arrivare veramente alla dazione io inizio a dare a donare do dopo per ricevere però inizio già a dare e già inizio inizio mi porta già verso la, la via verso la dazione pura e allora lui, questa persona, a chi lui dà anche per ricevere per se stesso, però ce l'ha più legame in questa forma col Boré: colui pensa a chi sto. Perché a chi lui sta dando? Al Boré, alla società. Questo già lo porta fuori completamente da se stesso, per almeno non tutto, per almeno metà di se stesso. Che questo. Questo posto che lui si preoccupa, che lui vuole riempire, si trova al di fuori di se stesso. Vero che, che il conto pensa veramente alla fine, arriverà alla fine dei conti: che lui alla fine riempirà il suo conto personale, che lui alla fine goderà di questo. E così avanza. Intanto noi dobbiamo pensare. Come noi possiamo arrivare a una condizione, a una situazione di questo genere? E quando noi già iniziamo a pensare sulla società e sul Boré, anche se questo intanto è eh, che non abbiamo altra scelta, per forza io devo, penso cosa io ricaverò da questo, già io posso rivolgermi alla società e al Boré perché io già mi trovo con loro con le azioni reciproche in una serie di azioni reciproche in qualcosa questo è simile qualche forma d'azione pura che alla fine che io sarò per il Signore e il Signore sarà per me in qualcosa somiglia a quella, quella relazione a quella forma di d'azione allora però in ogni caso però daremo mh, mh, vari minuti di, di discussione su questo che dopo che l'uomo sente se stesso disperato di riempire se stesso in forma diretta così per afferrare, afferre, riempire se stesso di tutto quello che c'è nel gruppo nella divulgazione, nello studio, tutto quello che c'è lui arriva alla condizione che non vuole sentire nulla la maggior parte delle persone fuggono in questo punto da questo fatto, di questo affare, non hanno pazienza più di aspettare che il Bore In ogni caso si prende il cura di loro e li porterà al lavoro per, per la dazione per, per ricevere. Anche dovremmo capire qui che la per ricevere. Dare per ricevere è diverso dal dare per ricevere nel mondo nostro. Nel mondo nostro questo, per, quando diamo per ricevere, non è dare, non diamo nulla. È semplice che io faccio nel mondo materiale varie variazioni per il bene dell'altro, per guadagnare. È come un servitore che mi serve a me, mi porta a qualcuno perché io li pago con questa forma. Però qui... Noi sentiamo, noi, noi arriviamo a questa azione di d'azione per ricevere, dopo la grande disperazione che nella ricezione per ricevere per noi stessi non ho nessuna possibilità di continuare. Io voglio svuotarmi da questa roba, voglio mollare, lasciare. Questo sistema, di questo sistema di lavoro, questo sistema di vita. Che è chiaro questo? Domande? Sì, cosa? Per ingrandire questo afferramento, questo pensiero nuovo che si sta stabilizzando come riempirci. È giusto che, che l'uomo riscaldi a se stesso proprio il riempimento in questo, altrimenti l'afferramento, l'afferramento in questo fugge. No, dice Rav, il riempimento qui si trova. A livello inconscio la cosa più importante non è il riempimento qui, sino che io posso essere staccato dalle sensazioni di vuoto che ho. Ancora non c'è il riempimento, perlomeno la sensazione di vuoto, già, è terribile già, insopportabile. Io sono disperato da di lavorare per riempire me stesso continuamente e arriva al secondo ordine del grado, ovviamente, piano piano, questa situazione. E questa è una scoperta, questo eh, e questo si scopre a me, questo è un nuovo tipo di lavoro, stile di lavoro, che se tu ti preoccuperai degli altri. Tu ti sbarazzerai dei tuoi guai problemi. Cioè, provaci, c'è davanti a te dei problemi grandi che tu non puoi risolvere e tu sai che di fatto alla fine tutto è indirizzato dal, su, dal sud, dal superiore. Non c'è nulla qui che, che veramente arriva e veramente minaccia. Cosa puoi mi tracciare qua? Cosa succede qua? Alla fine, alla fine tutto qui è la vita. Cosa c'è in questa vita di preoccuparci così tanto se non che questo stile di lavoro ti dà a te la possibilità di attraversare dallo scopo di questa azione da te al gruppo o da te al Boré e preoccuparti di loro semplicemente. E quando tu già inizi ad essere investito in queste preoccupazioni verso il gruppo, verso il Boré, allora ti dimentichi di tutto, ti dimenticherai di tutto, tutto il resto se non è di obblighi so, così finanziari o, o così, è in questo, di questo mondo che tu devi per forza, una, fra una persona e l'altra, devi fare questo, devi... Devi procurare questo, per tutto il resto non hai. Non hai, non hai nessun spazio per preoccuparti, perché la preoccupazione principale è preoccuparti dell'altro. a qualcuno. Non è una fuga. Dare preoccupazioni ai tuoi guai. E dal fatto che non c'è nulla te che lui, che lui ti trasferisce attraverso queste situazioni, ti attra fa attraversare. Tu capisci adesso che è arrivata a te questa fase di lavoro nella d'azione e le altre scelte però deve ricevere, perché fra poco che anche, vuole anche sparazzarti da questo per ricevere. Per forza si trova in te questo. Questo fatto, questa, che non puoi senza questo lavorare, non hai combustibile, che i pensieri e i desideri sono ancora tutti. In, ba, arrivano e operano da questo combustibile che è il piacere, il tuo piacere personale. Per tu già inizi a capire che già da questa metà dell'azione, anche se. Di questa è d'azione, l'altra metà è ricezione. questa metà della ricezione vorresti tanto sbarazzarti, vorresti veramente sbarazzarti che questo sia tutto e soltanto per la d'azione. Sì, il fatto è che sia poss possibile per non cadere dentro di queste programmazioni anteriori approfondire ancora di più. E afferrare in questa nuova idea, dentro questo tipo di riempimento nuovo, ingrandire queste libertà in questo, ingrandire per riscaldare se stesso sulla fuga dai coccodrilli e dalle spine e trovare la libertà in questo. Adesso cosa? Adesso rafforzamento questa tendenza nuova? questo ognuno aiuta aiuta l'altro gli esempi, le parole soltanto questo lo vedete qua sono tutti scritti è una fase che verso di esso noi dobbiamo arrivare questo già è ingresso all'Ishma non è l'Ishma ancora proprio però è l'ingresso all'Ishma l'inizio all che sentiamo in queste condizioni, proprio condizioni intermedie, in queste condizioni così in mezzo di cadere, non cadere, in quella programmazione antoria, questo è il punto della rivolta fra di noi, si trova? Sì, questo arriverà, arriverà a molti analisi, comprensioni, ehm, proprio discernimenti che appoggiano o disturbano, dico di nuovo, ripeto. Soltanto gli eroi, che la loro pazienza è stata con loro, sono arrivati a questo e sono entrati al cortile del Signore, alla casa del Re. Questo ha ricevuto questa possibilità di questa ricezione alla casa del Re. Soltanto la pazienza, quando tu vedi le persone che morano, va, vanno via, fuggono si trovano come è successo, per quale ragione è successo, quello che quello loro fanno, come, come lo studiano, questa è mancanza della pazienza, alla fine soltanto mancanza di pazienza soltanto, cercano se stesso una certa giustificazione, però soltanto mancanza di pazienza nella base di questo, di tutti, per questo puoi fare tutto oltre che uscire, tutto quello che tu vuoi impazzisci dentro, fai proprio investioni, fai dei corsi, fai divulgazione, fai degli studi, fa, fai con gli amici quello, quello che ti pare. Vai, non so, a un grande... Ban... un grande deban... non so, aprire la tavola bandita, non so, soltanto alcune cose, reggere, mantenere insieme, insieme allo studio dai lo spazio al cuore di lavorare quanto non sono fatti miei questi questi non sono fatti miei semplicemente io so che tutta l'altra vita quest'altra vita non dà nulla nessun utile nessun ricavo alla fine io ho bisogno di vedere me stesso verso la lo scopo della vita devo vedermi e qui ho una possibilità, non ho una possibilità, però il, un altro cammino non esiste. Se la persona continuamente così fa a se stesso questo lavaggio di cervello, a se stesso, è veramente, non, è, sì, veramente non esiste un altro cammino, un'altra via. E lì arriverà. Pazienza. Sì. All'inizio quando lui neanche pensa sull'aiuto del Signore. Quando arriva e si avvicina ogni volta di più alla dazione per ricevere, quando già pensa che la dazione può essere un tipo di riempimento a se stesso, a calmare l'ego, a avere riempimenti. È vero che anche se è dazione con la madre che sta donando al figlio, al non nato. E da questi c'è attenti al riempimento in forma naturale, da noi perché non abbiamo altra scelta, che siamo arrivati all'evoluzione della volontà di ricevere così, di questo tipo. Ci troviamo in questo passaggio. Qui c'è una situazione di passaggio. Sì. Ho sentito anche all'inizio che ti hai detto che dobbiamo avere tanta pazienza e molta attenzione per individuare le azioni del Boré su di te, sulla persona. Individuare, trovare le azioni del Bore che lui fa su di te stesso. Questo dipende dalla sensibilità da chi esiste o non esiste, di situazioni o con condizioni, di più, di meno. Più sensibili o meno sensibili a questo. Questo è chiaro che dobbiamo individuare le azioni sue che tutto quel che succede è tutto arrivato dal superiore alla fine soltanto sono la materia prima che la forza superiore lo aggira così, lo aggira là, così, colà e secondo la condizione che io già ricevo non so da chi, per quale ragione ricevo queste situazioni io sento dei mutamenti in me e questi mutamenti che io sento in me io mh, decifro secondo il mio ego, se mi ha voluto ricevere, beh, mi fa bene o mi fa male. Non vedo meta per quale ragione tutto questo viene fatto. Non vedo attraverso. chi lo sta facendo questo, questi mutamenti stiano, vengono dentro di me. Se non che, che così io intanto scopro questi dentro il mio desiderio egoista. e così io e così riesco a decifrarli. E questo è il fatto, proprio, continuamente noi siamo nella meta di fare appartenere a tutti quelli che conoscono anche lui. Quale azione esattamente noi dobbiamo individuare? Non abbiamo nulla di individuare, di trovare. Tutte le azioni che noi individueremo saranno come risultato. Il risultato è l'influenza luce riparatrice, secondo quanto lui può più penetrare la nostra volontà di ricevere. È chiaro che tu devi capire da questo, che, che quanto noi diventiamo più inclusi uno degli altri, abbiamo più possibilità di scoprire la qualità del tipo di, di, di azioni e la fonte delle azioni che sta passando su di noi, su so, ognuno di noi, che attraverso il fatto che io entro al lavoro con gli altri, quanto mi trovo, quanto mi riesco a tenere, il interiore, non per forza deve essere una cosa che io costrisco con loro, faccio qualcosa con loro. Allora, secondo questo, io posso individuare la forza che mi fa muovere Bene, continuiamo, sì.